Questo libro antico resiste ai secoli, con una copertina rinforzata di materiale metallico e cuoio, mentre questo, senza protezione, è facilmente soggetto all'azione del tempo. Ma cosa hanno in comune questi libri e gli altri 38 esemplari? Esposta nella custodia di Terra Santa a Gerusalemme all'inizio di novembre, la collezione ha fatto parte della mostra Il dispositivo di lettura. Questa esposizione prova a mostrare come i libri siano stati conservati attraverso i secoli, tanto in Oriente quanto in Occidente, per mezzo della rilegatura e della copertina, per far vedere come popoli diversi abbiano tentato di proteggere la conoscenza. La mostra analizza il libro stampato come tecnica di conservazione dei testi e, senza ignorare il valore del contenuto, mette in evidenza la struttura del materiale come forma di comprensione di culture e società. La copertina o la brosura dei libri riflettono quanto ricca o povera fosse la società e quanto fossero valorizzate certe conoscenze che si volevano proteggere in modo particolare. Diversamente, chi a questo non era interessato confezionava i libri in modo assai più economico, assai più semplice. La mostra è parte del progetto Libri Ponti di Pace, che ha avuto inizio 5 anni fa per divulgare il valore dei libri antichi nella Biblioteca Francescana in Terra Santa. La scelta fatta per questa occasione, per questa esposizione, è quella di mostrare la storia delle legature dei libri, o meglio della forma che i libri hanno avuto nella storia. Perché? Perché la struttura del libro garantisce che il libro sia quello che chiamiamo una macchina, un device, per far che cosa? Per trascrivere, conservare e poi leggere i testi. Dall'era medievale ai giorni nostri. In mostra vi è anche un nuovo corso della conservazione dei testi, i libri digitali. Il nuovo formato è riconosciuto, ma provoca discussioni. Da un lato gli ebook provano ad essere il più simili possibile ai libri stampati. Il problema principale è capire cosa può essere fatto perfezionando i libri digitali e quale tipo di perfezionamento può essere realmente utile. Un nuovo stile di comunicazione in una forma che riunisca testo, video, immagine e anche audio. I libri hanno la missione di perpetuare storie, sia che questo avvenga attraverso dispositivi antichi o i mezzi più attuali. Nelle loro differenti forme destano la curiosità di chi riconosce in essi una fonte di conservazione della memoria dei popoli. Per le generazioni nuove e future è una risorsa molto valida per capire la storia. È un complemento imprescindibile per capire e conoscere tutte le tradizioni, alcune delle quali, essendo di origine orale, possono mutare. Per questo affidare la conservazione a un libro è un'ottima cosa. Però è molto buono la conservazione in un libro.